È stato accolto da una sala piena, oltre 350 persone ad applaudire la prima uscita ufficiale di Alessandro Grando, che si candiderà a sindaco di Ladispoli con la coalizione di centrodestra composta da Cuori Ladispolani, Fratelli d'Italia e Noi con Salvini. Al Sambai è stata una serata dalle forti emozioni. Al sostegno del giovane candidato sono arrivati autorevoli rappresentanti politici romani che hanno espresso parole di elogio. Per Grando, Ladispoli è una città investita da tanti problemi, ha gridato a gran voce sul palco. Decoro urbano, turismo, abusivismo dilagante sono i temi al centro dell'incontro con la gente. I punti salienti del tuo programma quali sono? Sicuramente una maggiore attenzione alle politiche sociali per aiutare tutte le persone che oggi sono in difficoltà, una maggiore tutela dell'ambiente che è decisiva anche per un rilancio del turismo nella nostra città, la sicurezza e la riqualificazione dei quartieri, questi sono i punti da cui partiremo. Cittadino, come giudichi l'operato del sindaco Pagliotta? Pagliotta purtroppo in questi anni ha governato questa città dimenticando le promesse che aveva fatto in campagna elettorale e si è mano a mano rinchiuso nel palazzetto comunale e in città si è fatto vedere sempre meno, quindi ci troveremo con la prossima amministrazione con numerosi problemi da risolvere e questo ovviamente non può far sì che il giudizio sia negativo.